Un saluto a tutti i radioascoltatori, io sono Ines Fortunato e oggi siamo qui con una nuova puntata del programma Omnibus con la rubrica Taranto e poi per scoprire insieme quali sono le buone pratiche che sono appunto fuoriuscite dalle settimane sociali di Taranto, che ricordiamo appunto essere le settimane sociali, questo grande evento organizzato e storicizzato ormai per la Chiesa italiana, che quest'anno appunto ha visto come cornice la città di Taranto. Oggi è qui con noi un ospite speciale che è il dottor Dario De Lisi, responsabile commerciale e marketing della masseria Frutti Rossi. Salve e benvenuto. Un saluto a tutti e grazie per l'invito. Io partirei con farle una domanda un po' generica, cioè chiederle proprio appunto rispetto alla scelta di Masseria Frutti Rossi come buona pratica per le settimane sociali di Taranto, qual è stato il percorso che ha portato appunto ad insignirvi di questa scelta e poi voi come avete vissuto? Beh, sicuramente per noi è stata una bellissima esperienza, oltre a, in un certo senso, un riconoscimento per tutto ciò che abbiamo fatto nel corso degli anni in direzione di una produzione sostenibile. E quindi essere stati scelti come, diciamo, tappa delle visite della delegazione della settimana sociale come esempio di buone pratiche, ovviamente per noi è stato motivo di orgoglio e di grande soddisfazione. Diciamo un percorso che, seppur giovani come azienda, noi nasciamo sostanzialmente nel 2018, siamo a Castellaneta, in provincia di Taranto, dove abbiamo creato un polo agroindustriale che basa la propria attività sulla produzione e trasformazione della melagrana, un frutto antichissimo, ricco anche di significati simbolici, che mai finora comunque era stato utilizzato con produzioni, diciamo, estese, ecco, come noi abbiamo inteso fare. Il modo in cui lo facciamo, evidentemente, ha incontrato, diciamo, le caratteristiche che in qualche modo sono oggetto, diciamo, della settimana sociale, quindi il rispetto per l'ambiente, le buone pratiche, il discorso anche etico-sociale, no? Quindi un trattamento equo anche delle maestranze, comunque di tutti i collaboratori che quotidianamente prestano il loro servizio da noi in azienda. Evidentemente, ecco, queste nostre pratiche quotidiane sono risultate compatibili comunque con, diciamo, quanto durante la settimana sociale si voleva evidenziare sotto questo aspetto. Sì, lei ha citato due cose molto importanti, ovvero la sostenibilità e poi la grande regina, la grande attrice di questa intervista che è appunto la melagrana. E poi per quanto riguarda la sostenibilità, io peraltro ho avuto modo di visitare personalmente la masseria Frutti Rossi e rendermi conto che è completamente circondata da frutteti. Come si è arrivati a fare delle scelte così coraggiose in termini di sostenibilità? Beh, innanzitutto noi vorremmo in un certo senso sfatare un mito, cioè spesso si interpreta la sostenibilità come qualcosa che può costituire un peso, diciamo, per le aziende, no? Qualcosa di non sostenibile, no? Quindi giocando un po' sulla parola sostenibilità. In realtà noi vorremmo dimostrare, spero che insomma di esserci riusciti, che attraverso la sostenibilità invece si può creare non solo, ecco, una sostenibilità meramente legata a temi ambientali, ma anche socio-economici, nel senso che attraverso le buone pratiche, quindi rispettando l'ambiente, rispettando il creato, effettivamente si può creare anche un'economia sostenibile.
Quindi, da un lato può sembrare strano, diciamo, perché magari per fare tutto questo bisogna fare degli investimenti che in una prima fase magari possono dimostrarsi abbastanza onerosi. Dall'altra, però, ci siamo resi conto che comunque a fronte di un investimento iniziale si ha poi un ritorno che non è soltanto un ritorno d'immagine, ma anche un ritorno da un punto di vista economico. Un esempio su tutti, ci siamo resi conto che durante le nostre produzioni noi abbiamo dei residui, diciamo, di lavorazione che normalmente andrebbero trattati come dei rifiuti, quindi smaltiti. In realtà noi non procediamo in tal senso, possiamo definirci a rifiuti zero, poiché attraverso la creazione di un impianto di lombricompostaggio, quindi in maniera assolutamente naturale, noi utilizziamo questi residui di lavorazione sostanzialmente facendoli mangiare a dei lombrichi, i quali attraverso il naturale processo di digestione producono un humus, quindi un terriccio che ha degli altissimi contenuti in termini di proprietà nobili, diciamo, per il terreno. E lo riutilizziamo sostanzialmente per la concimazione. Quindi è come se la pianta, in un certo senso, tornasse a nutrirsi di se stessa. Da qui chiaramente abbiamo un doppio vantaggio, quindi non solo quello di un risparmio economico per il mancato trattamento di rifiuti, ma un rifiuto che diventa una risorsa sostanzialmente. Quindi un concime con delle caratteristiche molto importanti, che fa molto bene alla pianta e al terreno, e quindi anche un risparmio per quanto riguarda l'acquisto di concimi, che in questo caso non avviene, e quindi c'è un doppio ritorno economico. E il tutto avviene appunto in maniera molto naturale, non ci sono sostanze chimiche che si utilizzano. E il terreno trova davvero un giovamento poiché diventa più fertile. Più diciamo traspirante, nel senso che ha più capacità di assorbire acqua, quindi anche in caso di alluvioni, che ahimè attraverso questi cambi climatici a cui stiamo assistendo nell'ultimo periodo sono sempre più frequenti, in questo caso ecco, il terreno può anche reagire in maniera migliore, quindi evitare danni derivanti da queste precipitazioni che appunto diventano sempre più importanti. Quindi ecco, noi abbiamo voluto dimostrare attraverso la visita dei circa 150 delegati quello che facciamo quotidianamente in termini di sostenibilità e di buone pratiche a tutela dell'ambiente e non solo, come abbiamo spiegato poc'anzi. Sì, rimanendo sempre sulla sostenibilità, che sembra essere una vera e propria vocazione per quest'azienda, è importante anche il riutilizzo che avete fatto dei terreni incolti, restituendoli alla loro natura, se vogliamo, primaria, cioè quella della produzione. Inoltre, adesso lei prima citava le maestranze. Ecco, un altro dei temi delle settimane sociali di Taranto era appunto il lavoro, il recupero delle maestranze, che è purtroppo un qualcosa che si sta andando a perdere nel tempo, soprattutto nel meridione. Ci vuole parlare di quante persone lavorano in masseria Frutti Rossi? Guardi, noi nel picco di produzione, e quindi parliamo dell'attività non solo in campo, ma anche nel magazzino dove lavoriamo la melagrana, arriviamo mediamente a oltre 300 unità impiegate. Questo chiaramente crea un indotto favorevole anche sul territorio, poiché chiaramente ci sono di conseguenza 300 famiglie che trovano giovamento attraverso appunto la nostra attività. Anche questo è un qualcosa che ci inorgoglisce, è chiaramente una sfida perché tutto ciò deve funzionare al meglio affinché insomma l'azienda possa diciamo stare in piedi e quindi
dare quel sustentamento appunto all'azienda e quindi di conseguenza ai propri collaboratori, però ecco, in questo noi siamo quotidianamente impegnati e devo dire che anche i nostri collaboratori sono davvero contenti poiché nella maggior parte dei casi si tratta di persone ecco, disoccupate che non avevano una precedente occupazione che invece finalmente possono diciamo, avere ecco, la propria soddisfazione lavorativa e magari programmare anche un futuro che soltanto qualche anno fa ecco, sembrava difficile da poter realizzare o programmare. Quindi, insomma, un aspetto questo che ci rende particolarmente felici. Quindi l'ambiente, il lavoro, l'altro grande macro tema delle settimane sociali era il futuro. Per quanto riguarda il futuro, Masseria Frutti Rossi si affida a delle tecnologie di ultima generazione. Sempre in termini di sostenibilità, noi praticamente da un punto di vista energetico siamo sostanzialmente indipendenti, poiché abbiamo installato sulle coperture dei nostri magazzini un impianto fotovoltaico di 450 kW, anzi scusi, 750 kW. Utili a renderci indipendenti ecco, dall'approvvigionamento energetico. Anche questo ecco, è un tema importante in linea con il concetto di sostenibilità che abbiamo precedentemente evidenziato, ma poi ci siamo resi conto anche di un altro aspetto, e cioè la melagrana in sé è un frutto straordinario che ha delle proprietà benefiche importanti e quindi ci sembrava opportuno individuare le giuste tecnologie che potessero mantenere inalterate queste proprietà benefiche anche nella trasformazione del prodotto, cioè dal passaggio da frutto fresco a succo che noi imbottigliamo nel nostro magazzino e rendiamo disponibile chiaramente per il mercato. E questo l'abbiamo fatto attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie, come per esempio l'impianto ad alta pressione, dove sostanzialmente andiamo a stabilizzare il succo, quindi a renderlo duraturo nel tempo in maniera salubre, con processi assolutamente naturali. Quindi non ricorriamo alle alte temperature che sappiamo. Sì, da un lato diciamo, consentono di conservare il succo per un lungo periodo, dall'altro però vanno a incidere appunto sulle proprietà organolettiche del succo stesso, quindi diminuendo il contenuto di vitamine all'interno, che sono invece termolabili, ma anche da un punto di vista sensoriale, quindi per quanto riguarda il gusto e il colore, l'utilizzo delle alte temperature va a ridurre, diciamo, queste sensazioni, ecco, di freschezza, se vogliamo. Grazie all'utilizzo invece di questa tecnologia innovativa, noi andiamo a mantenere inalterate tutte queste caratteristiche al pari sostanzialmente di una spremuta come appena fatta a casa e bevuta al momento, con il vantaggio però che possiamo mantenere in frigorifero la bottiglia con all'interno il suo succo per addirittura 40 giorni. Dottor Delisi, io la ringrazio per essere stato qui con noi oggi. Veramente un piacere poter ritornare sull'argomento che a noi è stato veramente tanto caro e che ci ha regalato veramente delle grandi soddisfazioni. Quindi speriamo di continuare su questa strada, anzi da parte nostra c'è il massimo impegno e magari non mancheranno altre occasioni per poter consentire anche ai nostri clienti o comunque al pubblico in genere di visitare la nostra azienda e comunque di poter toccare con mano quello che facciamo. Grazie e saluto a tutti i nostri ascoltatori.